Quindi la mente universale non è altro che un accostamento alla realtà effettiva, e la realtà effettiva non è l'esistenza della mente universale, ma è la vostra insufficienza nel definirvi semplicemente come essere e basta. La mente universale come concetto scaturisce nel momento in cui voi non riuscite a definirvi come essere e basta, non riuscite a vivervi come essere e basta, ed allora siete costretti a giustificare il vostro essere individui, il vedere gli altri come individui ed il vedere la realtà come divisa. E non importa che i sensi portino certe sensazioni organizzate in un certo modo, poiché la questione non è dei sensi, ma della vostra mente. Ed allora voi potreste essere delle farfalle che non hanno bisogno di classificare e di dividere, ed in quel momento sareste non mente in una forma particolare. Ma ciò che conta è essere in quel momento non mente. E non importa la forma, siete voi che ancora giudicate che fra quella forma e la vostra c'è differenza. Anzi, dite che la vostra è più evoluta rispetto alla farfalla, frase che incontra il nostro disaccordo. Per la via della conoscenza, la farfalla non è più involuta di voi. La farfalla è ciò che è dal punto di vista di chi utilizza un modo di vedere che ancora osserva il relativo. La farfalla è non mente e tutto quello che vi è stato detto in altri insegnamenti relativamente al mondo che diventa materia e che poi diventa spirito è un'approssimazione molto e molto distante dalla realtà. È un'approssimazione per scatenare in voi l'esigenza di diventare consapevoli, l'esigenza di completare il ciclo in cui una scintilla esce dall'uno, si materializza e poi diventa via via consapevole e si ricongiunge con l'uno. Ma è solo un modo di dire, una versione molto e molto limitata. La farfalla non è meno evoluta di voi, è ciò che è.